Benvenuti a Mondo in Miniatura, dove ogni cosa è semplicemente minuscola. È divertente e educativo. Seguitemi, state per ammirare il mondo dei luoghi famosi. Bello! Tutte quelle che vedete sono la copia esatta di opere famose, solo un po' più piccole. Questo è il Big Bang e qui accanto c'è la Torre Eiffel. Esattamente come nel mondo reale. E le piramidi, il teatro dell'Opera di Sydney, la Statua della Libertà e il Palazzo del Cremlino. Ma queste opere famose non si trovano lungo la stessa strada nel mondo reale. Ah, davvero? Beh, si impara sempre qualcosa di nuovo. Oh, guardate là! Questo è il mondo acquatico. Oh, ci sono anche delle barchette minuscole. E c'è perfino una minuscola signorina coniglio. Barchette! Barchette! Affittate qui le vostre barchette! Oh! È un altro dei miei numerosi lavori, sì! Questa è proprio identica a un'isola dei pirati! E ci sono anche dei pirati! All'attacco! All'attacco! Che cos'è stato? Dinosauro! E ora vi presento il mondo dei dinosauri! Wow! Qui potete osservare com'era il mondo tanto, tanto tempo fa, prima delle case, delle auto, eccetera. Questo è un Tyrannosaurus Rex. E quello che si sta avvicinando è un Triceratopo. Mentre il Triceratopo è erbivoro, il Tyrannosaurus Rex è carnivoro. Oh, guardate! Stanno giocando! Come avrebbero fatto nella realtà. Formidabile! Qui tutto è stato riprodotto esattamente come doveva essere milioni e milioni di anni fa. Tranne che per il treno. In carrozza! Avremo lavato questo vestito almeno 1000 volte, mamma Pig. Si è strappato tutto, è pieno zeppo di buchi. Se i vestiti vengono lavati 1000 volte, si riempiono di buchi. Forse è il momento di comprare a George un vestito nuovo. Mamma Pig accompagna Peppa e George in un negozio di vestiti. Buongiorno, mamma Pig. Signorina Coniglio. Cosa posso fare per lei? Ci serve un vestito nuovo per George, per favore. Siete molto fortunati, perché qui vendiamo vestiti. Per cominciare, dobbiamo prendere le misure. Forza, alza le braccia, caro George. George crede che lei gli voglia fare il solletico. Ti prometto che non ti farò il solletico, George. Molto bravo! Ma che bambino grande e coraggioso sei! Allora, hai visto, George? La signorina Coniglio non ti ha fatto il solletico, è vero? No! Ma io sì, invece! A George piace il solletico. Bene, troviamo un bel vestito nuovo per George. Che ne dici di questo? Ti terrà molto caldo, vedrai. Bello! Prego, mamma Pig, entri in camerino con George, si accomodi. George ha indossato un pesante maglione di lana. Così assomiglia a un peluche, George. Credo che il bianco non sia il colore adatto per saltare nelle pozzanghere. Ah, provi questo. È di tutti i colori tranne che bianco. George, vestito così sembri un pagliaccio. No! George non vuole sembrare un pagliaccio. No, troppo colorato. Che ne dice di questo? Adesso invece assomiglia a un buffo pinguino. Già, direi che questo non lo fa sembrare George. Allora può provare questo. Buongiorno, Madame Gazzella. Buongiorno a tutti voi. Su, prego, accomodatevi. Il suo ingresso è uno scivolo gigante, Madame Gazzella. Scusi, è normale che sia così. No, ma vede, la casa è molto vecchia. È buffo, qui dentro tutte le cose sono un pochino sbilenche. Sì, è vero, tutto ha iniziato a inclinarsi, ma vi garantisco che non è sempre stato così. E quando ha cominciato a inclinarsi la sua casa, Madame Gazzella? Oh, non lo so, è passato tanto tempo. E adesso sono comparse anche crepe dappertutto. Credo che la sua casa abbia bisogno di una aggiustatina. Non basta mettere carta da parati sulle crepe e dipingere, così mi ha detto di fare il mio muratore. Oh,
Vediamo in che condizioni è il muro esterno. Oh, cos'è questo? Oh, è solo il mio piccolo albero di Natale. Questo non è piccolo, è enorme! Lo possiedo dal Natale di tanto, tanto tempo fa. Era un piccolissimo alberello con una fatina sulla punta. Passato il Natale, non ho avuto il coraggio di liberarmene e così l'ho piantato in giardino. Il suo alberello è talmente cresciuto che adesso spinge la casa e rischia di farla cadere. È per questa ragione che la sua casa è tutta sbilenca. Oh cielo, che cosa si può fare per rimediare? Chiamo subito il signor Toro. Pronto? Signor Toro? Qui abbiamo un grande albero che ha bisogno del suo intervento. Arrivo immediatamente. Allora, dov'è quest'albero? Vediamo. Eccolo qua. Lo so, devo ammettere che lei ha proprio un gran bell'albero, Madame Gazzella. Radici robuste. Già, ma... Tu che cosa ne dici, Mamma Pig? Io dico che sembra piacevole. Ma è a centinaia di chilometri da qui, perfino in un altro paese. Per favore, Papà Pig! E va bene, partiremo tutti e quattro. Evviva! Questa è la stazione dei treni. La signorina Coniglio è il macchinista. In carrozza! A tutto vapore! Siamo quasi per arrivare, mammina. No, Peppa. È un viaggio molto lungo. Devi fare la brava ed essere paziente. Perché non canti una canzone per distrarti? D'accordo. Su e giù. Il treno fa ciuf ciuf. Viaggia e va in paesi e città. Mai si fermerà. Io l'ho cantata la canzone. Dovremmo essere quasi arrivati. Oh, no. Dobbiamo fare ancora tanta strada, Peppa. Pensa, arriveremo a destinazione soltanto domani mattina. Mammina, come faremo stanotte? Dove possiamo andare a dormire? Qui, Peppa. Ma questa non è una camera da letto, papino. Guardate un po' qua. Dei letti magici. E qui è dove ci laveremo i denti. Evviva, c'è un bagno magico. E c'è anche un mini lavandino con dei mini rubinetti. E non è ancora tutto. Una tazza magica, bella. Mi domando a che serva questo pulsante. Oh! Papino è riuscito a trovare la doccia magica. Desidera? Passaporti, prego. Oh, certo. Ah, così lei è signor Pig, quel signor Pig. È stato chiamato per collaudare il nostro calcestruzzo. Esatto. Come mai mi conosce? Oh, suo lavoro su calcestruzzo è famoso nel nostro paese. Ma chiedo scusa, la sto disturbando. Buonanotte. Buonanotte. Chiedetemi qualunque cosa riguardo alla frutta e alla verdura. Qualunque cosa. Qual è stato il palazzo più alto da cui sei saltato giù? Che cosa hai detto? Perché le carote mi piacciono così tanto? Te lo dico io perché. Perché sono una verdura davvero deliziosa. Tu sai correre più veloce di un treno? Qual è la verdura che fa correre più in fretta? La tua è un'ottima domanda. Fammi pensare, direi... cavoletti di Bruxelles. Frutta e verdura non è da scordar. 5 volte al dì tu la devi mangiare, chiaro? I dottori ora raccomandano di mangiarne 7 porzioni al giorno. 7 volte al dì tu la devi mangiare, va bene così? Certo. Adesso fate un grande applauso a Super Patato per ringraziarlo di essere venuto qui oggi. Troppo buoni, troppo buoni. E ricordate, ragazzi, mangiate frutta e verdura. Super Patato è volato via dalla nostra scuola. No, peccato, me lo sono perso? Sì! Lui è stato fantastico. Beh, è stato molto bello incontrarvi, ma adesso è meglio che vada anch'io. Arrivederci. Andiamo, piccolini, tutti fuori a salutare il signor Patato. Oh no, la macchina del signor Patato non parte. Non riesco più a uscire. Il signor Patato è bloccato. Aiuto, voglio uscire. Che cosa possiamo fare? Aiutatemi. Dobbiamo chiamare Super Patato. Fatemi uscire. Super Patato, Super Credo Patato, che sia troppo occupato Super per Patato. Venire a salvarmi. No, silenzio, ascoltate. Non penso che funzionerà questa volta.
Ma Madame Gazzella, anche lei lo deve chiamare insieme a noi. E va bene, vieni ad aiutarci! Super Patato! Ecco, non funziona, forse dovremmo... Cosa c'è lassù nel cielo? È un uccellino! È un aeroplano! No, quella lassù è una patata! Per il potere delle verdure, sono qui per voi! Evviva! Non possiamo navigare oggi perché la nostra barca è affondata. Che disdetta! Perché non salite tutti a fare un giro sul mio hovercraft? Evviva! Veramente non credo che sia il caso. Tenetevi stretti i cappelli! L'hovercraft di Nonno Coniglio può andare sulla terraferma e sull'acqua. L'ho costruito tutto da solo! Non l'avreste mai immaginato, vero? Quel pezzo non serviva. Non può navigare con questo aggeggio qui intorno. Lei non è un socio del circolo velico. È vero, ma lei lo è, se non sbaglio. Certo, ma... Allora è tutto a posto. Mario! Oh, non c'è niente di meglio di una tranquilla veleggiata. Già, lo sciabordio delle onde, il meraviglioso silenzio della... Cos'è questo orribile rumore? Salve a tutti! Splendida giornata per un giretto! Ecco di nuovo quella mostruosità! Ma non è Nonno Pig, quello! Salve, come va? Tutta birra! Sentiamo, c'è qualcun altro che ha sete oltre me? Io! Ho visto una vecchia baracca laggiù che vende succhi di frutta. Quella non è una baracca, è il chiosco del circolo velico. È riservato ai soli soci. Beh, cosa vuole che importi? Andiamo a prenderci un bel succo. Buongiorno, amico. 4 bicchieri di succo, per favore. Temo di non poterla accontentare, signore, se non è socio del circolo. Io no, però lui sì. Buongiorno. 4 succhi, per favore. Ah, subito. Questa sì che è vita, che ne dite? Il cielo azzurro, il mare e le barche che si vedono veleggiare. Ma qui non si vede nessuna barca veleggiare, Nonno Coniglio. Perché non c'è vento e senza vento le barche a vela non possono navigare. Aiuto! 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 Dobbiamo salvare aiuto! Quei signori, Nonno Coniglio. Se non potete girarci intorno, che cosa ne dice di passare al di sopra? No, sarebbe una cosa sciocca. Perché non la costruite sottoterra invece? Oh, una galleria, ma è molto difficile da fare. Oh, c'è qualcuno che bussa sul retro. Oh, buongiorno. È il fratello del signor Toro. Buongiorno. Chiedo scusa per il rumore, ma stiamo costruendo una nuova strada e per questo motivo dobbiamo buttare giù questo edificio. Il rifugio per animali malati è proprio dove passerà la nuova strada. Buona giornata a tutti. Il signor Coniglio è l'ispettore addetto al controllo delle strade. I lavori vanno un po' a rilento, signor Toro. Posso sapere perché siete fermi? Questo edificio ostacola la nuova strada. Io gli ho detto di costruire una galleria. Sì, una galleria è perfetta. Giusto, però sarà molto difficile da scavare. Le vostre macchine non sono forse abbastanza potenti da costruire una galleria? Che cosa? Le nostre macchine sono attrezzatissime, sono le più potenti del mondo. E possiamo scavare una galleria. Io inizio a scavare da questa parte. Io scaverò da quest'altra parte. E poi ci incontreremo nel mezzo. Evviva! Il signor Toro e suo fratello scavano una galleria sotto la collina. La galleria è terminata! Come anche la nuova strada. Evviva! Le mie congratulazioni, signor Toro! Avete fatto davvero un ottimo lavoro! Già! Così, da oggi in poi, chi va di fretta potrà andare dove deve andare molto più velocemente! La nuova strada è talmente bella e dritta che tantissime macchine hanno cominciato a usarla. Non mi pare che vadano tanto velocemente. Questa strada viene utilizzata da più veicoli di quanto avevamo previsto. Seguitemi, prego. Faremo un giro in totale sicurezza. Bene, questa storia della corsa da brivido all'inizio mi aveva un po' preoccupato. Salve, io sarò la vostra guida. Oh, è Nonno Coniglio. Lanciamoci in questa avventura selvaggia e un po' pazzarella. Dobbiamo indossare quei caschi protettivi? Beh, perché no? Dite, qualcuno di voi ha problemi a scendere sottoterra in profondità?
A me non entusiasmano i luoghi stretti e scuri. Intende come le grotte, mamma Pig? E io non ho dimestichezza con le altezze. Sì, capisco. C'è altro che dovrei sapere? A me e a Giorgio piacciono moltissimo i posti divertenti. Perfetto, perché queste grotte sono incredibilmente divertenti. Prego, venite con me. Ecco, questi gradini ci condurranno nelle viscere della terra. Oh, com'è divertente! Sì, è piuttosto divertente. Ciò che conta è non sapere esattamente quanto siamo in profondità. Ci troviamo 100 metri sottoterra, mamma Pig. Provate a immaginare le tonnellate e tonnellate di roccia che gravano sulle nostre teste. Fantastico. Eccoci, benvenuti nelle grotte. Oh, è un posto meraviglioso e poi luccica tutto. È incredibile. Guardate, qui c'è anche una barchetta. Tutti a bordo! Sapete che vi dico? Dal momento che questa grotta è così immensa e spettacolare, non provo alcun fastidio a stare qui sotto. Che bello! Adesso passeremo attraverso un minuscolo cunicolo. Ora vi potreste sentire un tantino oppressi. Prendete un bel respiro. Benone, tutti giù dalla barca! Questo non mi ha divertito così tanto. Non si preoccupi, non attraverseremo più nessun cunicolo. Ottimo. Dobbiamo soltanto superare questo burrone, ecco. Caspiterina, si direbbe molto profondo. Esatto. Peppa e George sono tornati a casa. Mammina, sai, il tetto della scuola gocciola un'altra volta. Dici davvero, tesoro? Sì. E Madame Gazzella dice che serve una montagna di soldi per ripararlo. Certo, sono sicura che è così. Ha chiesto se qualche mamma o papà vorrebbe lanciarsi con il paracadute. Peppa, spero che tu non le abbia detto che papà sarebbe disposto. Lo sai quanto gli dà fastidio l'altezza. Ma l'altezza a te non dà fastidio, non è vero, mamma? Sì, con l'altezza non ho problemi. Perfetto. Oh! Mamma Pig, la ringrazio infinitamente per aver accettato di lanciarsi col paracadute. Cosa? Ma io non l'ho mai fatto finora. Sarà bravissima, si ricordi che lo fa per aiutare i piccoli. Oh, in questo caso lo farò molto volentieri. Un bel urrà per mamma Pig! È il giorno del lancio di mamma Pig con il paracadute. Non sono ancora del tutto sicura di voler fare questo lancio. Si ricordi che è per una buona causa, mamma Pig. Ma io non so proprio come si fa a saltare giù da un aereo. Non si preoccupi, lei farà tantissimo allenamento prima. Buongiorno, mamma Pig. Il signor Coniglio è un istruttore di paracadutismo. Questo è un normale paracadute. Servirà ad aiutarla a volteggiare in aria dopo che avrà saltato. Non crede che dovrei fare un po' di pratica? Pratica in cosa? Nel salto. Perché no? Brava, le viene naturale. Basta, non c'è altro. È sufficiente, è una saltatrice esperta. Evviva! Tutti a bordo! Sono ancora un tantino preoccupata per questo lancio, papà Pig. Andrà tutto bene, mamma Pig, e per incoraggiarti salgo insieme a te. Buona fortuna, mamma! Non ti preoccupare, mamma Pig. Tieni sempre a mente che hai indosso il paracadute. Va bene, papà Pig. Oh, siamo molto distanti dalla terra! Se è così, perché è tanto alto allora? Sono tanto alto perché sono una giraffa. Io sono più alta. No, non è vero. Invece sì. Bisogna misurare la punta delle orecchie. Oh, contano anche le orecchie? Gerald Giraffa è comunque più alto. Oh, io vorrei essere alta come Gerald. Anch'io. È il momento della ricreazione. Dai, giochiamo al nascondino. Va bene, una. Mentre Peppa conta fino a 10, tutti devono trovare un posto dove nascondersi. 8, 9, 10. 1, 2, 3, chi non ha fatto resta a me. Tana per Gerald. Oh, non mi hai trovato? Neanche a me. Neanche a me. Neanche a me. Neanche a me. Io invece vengo scoperto perché sono troppo alto. Peccato. Non è molto divertente essere così alto, perché mi devo sempre abbassare per parlare con gli altri. Anch'io mi devo abbassare per parlare con il mio fratellino. Ciao, piccolo George. Dimmi, com'è essere così bassi?
Dai, giochiamo a palla! Sì! Magari io vengo a giocare dopo. Gerald Giraffa non vuole giocare perché è triste. Prendila, Danny! Attento, arriva Pedro! Prendi questa, Peppa! Oh. La palla si è incastrata su un ramo. Non riesco ad arrivarci! Aspetta, ci provo io. No, per me è troppo alta. Cosa facciamo ora? Io lo so, buttiamo giù l'albero. No! Io ci posso arrivare con la mia proboscide. No, non ce la faccio. Se Emily non riesce a raggiungerla con la sua proboscide, allora non riprenderemo più la palla. Che cosa possiamo fare? Buttiamo giù l'albero, ve l'ho già detto. Se soltanto esistesse qualcuno così alto da raggiungere la palla. Gerald! Che cosa? Tu puoi sicuramente raggiungere la palla perché sei alto. Ci posso provare. Nonno Pig resterà da solo. Qui c'è del cibo in scatola. Per tirarlo fuori avrai bisogno di questo oggetto. Ecco, è un apriscatole. So bene che cos'è quello, nonna Pig. Se invece vuoi bollire un uovo, devi riempire un tegame d'acqua. Sì, e poi... sì, so bene anche questo. Nonna Pig! Buongiorno, nipotini miei. Abbiamo portato la spesa. Come mai non sei all'aeroporto, nonna? Oh, già. Sarà meglio chiamare un taxi. Qui servizio taxi. Buongiorno, nonna Pig. Io dovrei andare all'aeroporto, per favore. Ma naturalmente, si accomodi. Grazie molte. Papà, possiamo andare anche noi all'aeroporto per salutare la nonna? Sì, va bene. Ciao, ciao. Ciao, nonno. Mi avete detto all'aeroporto, vero? Sì, e per la verità avremo un po' di fretta. Si corre di qua, si corre di là. Chissà perché la gente ha sempre tanta fretta. Nonna Pig deve prendere l'aereo. Sì, sta partendo, va in vacanza. In vacanza? Io non ho mai il tempo di andare in vacanza. Sono troppo impegnata ad avere fretta. Signorina Coniglio, sta parlando un'altra volta come parlano tutti i tassisti. Esatto. Il taxi arriva all'aeroporto. Arrivederci, nipotini miei. Ciao, ciao, nonnina. Ciao, ciao. Peppa e George salutano la nonna con la manina. Arriva il signor Lupo. Taxi! Si accomodi. Ciao, ciao, signor Lupo. A Peppa e George piace salutare con la manina. Ciao, ciao. Ciao. Papino, noi come facciamo a tornare a casa? Prendiamo il taxi. Oh, se n'è andato. È stato in vacanza, immagino. A dire il vero, sono piuttosto stanco. Se non le dispiace, eviterei di parlare. Parlare? Certo, la gente parla troppo di questi tempi. Lei non trova? Parlare. Pare che ci siano persone che possono parlare per ore senza prendere mai fiato. Mia sorella, per esempio, può parlare. Pronto? Qui servizio taxi. Dite pure come possiamo aiutarvi. Dinosauro? George è qui perché ha perso il signor dinosauro. Stai tranquillo, George. Sono certa che troverai il tuo dinosauro. Non devi fare altro che tenere occhi e orecchie bene aperte. Veramente speravamo che qualcuno potesse aver ritrovato il dinosauro giocattolo perso da George e averlo portato qui. Capisco. Allora dobbiamo interrogare George. È questa la prassi? Per favore, descrivici il tuo dinosauro usando parole tue. Fa con calma. Usa pure tutte le parole che desideri. Dinosauro. Dinosauro. Descrizione eccellente. Ce li abbiamo dei dinosauri smarriti nel deposito? Seguitemi. Incredibile. Quanta roba avete qui, per matto. Eh già, è da non credere quanti oggetti perda la gente. Ecco, ombrelli. Borse e borsette. Tesori dei pirati. Facci picchia. Già. I pirati dimenticano sempre dove hanno sepolto i loro tesori. La gente scopre un tesoro e quando non riesce a trovare il pirata a cui appartiene... porta il tesoro alla polizia. La cosa curiosa è che non c'è un solo pirata che abbia mai messo piede nella nostra stazione per reclamare il suo tesoro. Questa betoniera è stata trovata su un treno. Deve averla dimenticata un passeggero. Oh. E questa banana era in un negozio di scarpe. Come possa essere finita lì, non lo sapremo mai. Mi dispiace, caro George. Che cos'è che stavamo cercando? Dinosauro. Ah, è vero. Ecco qua una scatola piena zeppa di dinosauri di plastica. George, il tuo dinosauro è uno stegosauro? No.
Allora sarà questo triceratopo. No! Nemmeno questo brontosauro? No! Temo che siano gli unici dinosauri giocattolo che abbiamo. Stai tranquillo, George. Sono certa che troverai il tuo dinosauro. Non devi fare altro che tenere occhi e orecchie bene aperti. Esistono molti altri lavori importanti, come fare il costruttore oppure il poeta. Quando sarò grande io voglio essere un pirata. Arr! I pirati cantano canzoni e poi fanno yo-ho-ho. Già, ma non sono certa che fare il pirata sia un lavoro, sinceramente. O faccio il pirata o... il contadino. Oh, bravo! Fare il contadino è molto meglio. Fai crescere frutta e verdura e produci il cibo che noi tutti mangiamo. E dico a tutti gli animali che cosa devono fare. Certo. Io da grande voglio fare il supereroe. Fare il supereroe è un lavoro molto importante. Devi correre più veloce di un treno, saltare su palazzi altissimi. No, io non voglio farle tutte queste cose così faticose da supereroe. Però voglio dire alle persone che cosa devono fare. Certo, è ovvio. È ora di tornare a casa e i genitori sono venuti a prendere i figli. Ciao, piccolini miei. Su, raccontate, che cosa avete fatto oggi a scuola? Madame Gazzella ha chiesto cosa vogliamo fare quando saremo grandi. Mi sembra interessante. Beh, non molto, mammina. Tutti quanti sanno che cosa vogliono fare e invece io no. Tu sai cosa vorrai fare quando sarai grande, George? Dinosauro! George vuole fare il dinosauro quando sarà grande. Hai visto? Non preoccuparti, Peppa. Hai ancora tanto tempo per decidere cosa vuoi fare. D'accordo. E tu che cosa fai, mammina? Io lavoro al computer, Peppa. E dici alle persone che cosa devono fare? No! Allora non va bene come lavoro. Per Peppa e George è ora di andare a letto. Ma tu che lavoro fai, papino? Potrei spiegartelo, Peppa, ma credo che lo troveresti un po' noioso. Non è vero, papino! Per favore, dimmelo, per favore! E vabbè. Potrebbe mostrarci cosa si deve fare nel caso di una vera emergenza? Certo, ve lo farò vedere con l'aiuto di questo orsacchiotto e di questa palla. Oh! Un giorno l'orsacchiotto stava giocando a pallone quando, ops, è inciampato sulla sua palla. Qualcuno ha chiamato un'ambulanza. Freddy, ti dispiacerebbe fare il suono dell'ambulanza? Nina, Nina! La prima cosa da fare è vedere se la persona è cosciente. È cosciente, signore? Sì, dottore. E saprebbe dirmi come si chiama? Il mio nome è signor Teddy. È in grado di dirmi che è successo, signor Teddy? Sì, sono inciampato sul mio pallone. È una cosa un po' sciocca, non trova? Mettiamo questo pallone dove nessun altro potrà inciamparci. Adesso mi dica, signor Teddy, dov'è che sente dolore? Mi fa tanto male il braccio. Allora facciamo subito una bella fasciatura, ecco qua. E dal momento che è stato tanto coraggioso, si merita un bel distintivo. Avete visto? È così che funziona un'ambulanza. Meraviglioso. Avanti, dite grazie al gentilissimo dottor Orso Bruno. Grazie, dottor Orso Bruno. È stato un piacere. E ricordate, guardate sempre dove mettete i piedi, altrimenti... Oh! Oh! Il dottor Orso Bruno rotola giù per la collina. Ai, ai, ai. Si è infilato dentro dei cespugli spinosi. Ai, ai, Ha sbattuto contro un albero. E gli sono cadute delle mele in testa. Oh, che disgrazia, chiamiamo un'ambulanza. L'ambulanza è qui, Madame Gazzella. Oh, è vero, tutti sull'ambulanza, salite. Evviva! Stia tranquillo, dottor Orso Bruno. Ci siamo qui noi in soccorso. Grazie, ma non credo di aver bisogno di aiuto. Credi che sia una buona idea, Pedro? Non ti preoccupare, io sono Super Pedro. Ai, oh! Oh, cielo, che cosa è successo? Tiddles è caduta proprio sul naso di Pedro. Mi fa male il naso. Povero Pedro. Ora telefono subito al dottore. Qui parla il dottor Orso Bruno. Un colpo al naso, ha detto, sarò lì fra un attimo.
Allora, dove si trova il paziente? Sono qui. Mi fa un po' male il naso. Ho capito. Fai ah. C'è bisogno di mettere un cerotto. Ecco, così andrà molto meglio. Evviva! I miei occhiali non funzionano più. Gli occhiali di Pedro sono coperti di fango. Dottor Orso Bruno, potrebbe aggiustare gli occhiali di Pedro? No, non posso. Per questo deve rivolgersi a un oculista. L'oculista è un dottore che si occupa di occhi e occhiali. Perfetto, il mio papà è un oculista. Pronto? Qui parla il dottor Pony. Un paio di occhiali che non funzionano, ha detto? Allora arrivo subito. Ciao, figliolo. Dimmi, qual è il problema? I miei occhiali non funzionano più. Riesci a leggere queste lettere? No, ti ho detto che i miei occhiali non funzionano. Ma no, hanno soltanto bisogno di una bella pulita. Ecco, così va meglio? Sì, grazie mille, papino. Il dottor Pony ha sistemato gli occhiali di Pedro. Evviva! Vi ringrazio tanto. Ora è tornato tutto alla normalità. Ma anche Tiddles ha bisogno di soccorso. La cosa più evidente è che agita le zampe in aria. Si direbbe che sia capovolta, non trova? Prego, da questa parte! Avviatevi verso il castello, dove sarete raggiunti da un cavaliere con l'armatura. Benvenuti! È il signor Coniglio vestito da cavaliere con l'armatura. Cominceremo la visita al castello da qui, davanti a questo cannone. Nei tempi antichi il cannone veniva utilizzato per sparare queste pesanti palle di cannone in aria fino al cielo. Papino, credi che sparerà davvero con il cannone? No, sarebbe un'assurdità, Peppa. Bene, adesso diamo fuoco alle polveri. 5, 4, 3, 2, 1, fuoco! Ha quasi colpito la nostra auto. Come abbiamo avvisato, il parcheggio della vettura è a vostro rischio. Proseguiamo con la visita. Avrete modo di osservare tutte le meraviglie di questo castello e di ammirare un vero banchetto medievale. Che bello, un vero banchetto medievale, non riesco a crederci. È una prospettiva deliziosa. E poi incontrerete un drago. Ecco, questa è la sala del trono, dove un tempo sedevano il re e la regina. Chi vuole provare a sedersi sul trono? George può fare il re e io sarò una regina che dà ordini a tutti. Tu fai questo, tu fai quello. Vostra maestà, posso proseguire con la visita? Sì, te lo concedo. Adesso dovremo passare attraverso un passaggio segreto, ma prima è fondamentale trovare il passaggio segreto. Vediamo, il più delle volte questi passaggi segreti hanno un meccanismo super segreto che consente di aprirli. Non credo che si tratti di quel grosso pulsante rosso. Sarebbe troppo facile da trovare. Già, noi preferiamo la semplicità. Com'è divertente! Questo passaggio ci ha condotti fino alla sala da pranzo. Quante delizie! Immagino che questo sia il banchetto medievale. Già, e ha un aspetto molto invitante. Ma è tutto di plastica, è finto! Attenti a dove andate! Dovete sempre tenere occhi e orecchie bene aperti. E ora, stop! Ottimo lavoro, piccolini! Allora, supponiamo che stiate guidando la vostra bicicletta e che qualcuno vi compaia davanti all'improvviso. Che cosa fate? Io lo so, suono il campanello. Giusta risposta. Suonare il campanello comunica agli altri che state passando. Volete farmi sentire quanto siete bravi a suonare i vostri campanelli? Io non ho un campanello, ho una trombetta. La trombetta va bene quanto il campanello. Potresti dare un colpetto leggero di trombetta in modo da farci sentire... Sì, dovrebbe essere sufficiente ad avvisare i passanti che stai arrivando. E ora passiamo all'ultima parte della lezione. Ma dove sta andando? L'agente di polizia Panda porta la macchina ai piedi della collina. Chiamata per l'agente di polizia Scoiattolo, passo. Riesci a sentirmi? Passo. Sì, agente Panda, ti ricevo forte e chiaro, passo. Gli agenti hanno dei telefoni speciali per parlarsi tra loro. Mi trovo in posizione, passo.
Adesso, quando fischierò, voglio che andiate tutti in bicicletta giù per la collina, usando i freni, mi raccomando, per evitare di investire l'agente di polizia panda. Ricevuto! Agente, i piccoli arrivano, passo! Sì, li vedo benissimo, passo! Avete frenato tutti alla perfezione! Sei pronto per l'arrivo di Madame Gazzella? Passo! Falla pure scendere, passo! Non credo che questo sia necessario. Io sono l'insegnante e non dovrei... Vada, coraggio! Occhi e orecchie ben aperti! Occhi e orecchie ben aperti, sì! Evviva! Com'è divertente! Suoni il campanello! Oh, sì, certo, il campanello! Hai salvato il lavoro, vero, Mamma Pig? Oh, no, non ho cliccato salva! 47.10.112! Sei stato bravissimo, George! Questo è il punteggio più alto di sempre! Dov'è il lavoro? Il mio lavoro? Eccolo qui! Presto! Salva, chiudi, invia! Fatto! Il tuo lavoro è tutto salvo, mammina! Sì, Peppa! L'ho appena inviato per trasformarlo in un vero libro di fiabe! Un vero libro di fiabe! Non un libro soltanto, ma tante, tante copie del libro che andranno in tutte le librerie del mondo! Davvero? Mammina, per favore, puoi leggerci la tua storia? Certo, Peppa! Verrò a leggere la mia fiaba a te e ai tuoi amici domani a scuola! Mamma Pig è arrivata a scuola con tantissime copie del suo nuovo libro. La ringrazio, Mamma Pig, di essere venuta qui oggi a leggerci il suo nuovo libro. Sono così emozionata, Madame Gazzella. I libri sono appena arrivati. Non ho fatto in tempo ad aprirli. Piccolini, Mamma Pig ha lavorato duramente per scrivere questo libro. Quindi dobbiamo ascoltare il racconto educatamente, anche se non dovesse essere un granché. La ringrazio. È la storia di una cipolla. Oh! Dunque, c'era una volta una cipolla che si chiamava Cipolla Buffetta. 4, 7, 6, 8, 5, 9. Il resto del libro è un unico lunghissimo numero. Io però non ho capito niente. Questo non è quello che ho scritto. Che significa 4, 7, 6, 8, 5? È il punteggio che ha fatto Giorgia Gallinella Felice, quello. Accipicchia, che punteggio alto! Dov'è la mia fiaba di cipolla buffetta? È sparita! Mi spiace, piccoli, oggi non vi posso leggere la fiaba di cipolla buffetta. Oh no! Adesso costruite le vostre maschere. Peppa usa carta velina colorata. Ecco, io ho fatto una maschera a forma di farfalla. Danny Cane sta usando dei bottoni e delle cannucce. Io invece ho costruito una maschera da robot. Susie Pecora usa delle piume. Io ho fatto una maschera da gufo magico. Io ho fatto una maschera da supereroe. Io ho fatto una maschera da carota. E il mio fratellino Richard è una mini carota, guardate! A noi piacciono le carote! George ha fatto una maschera da dinosauro. Dinosauro! Bello! Dimmi, Edmond, la tua che maschera è? Questo è il sistema solare, con tutti i pianeti. Già, certo. Ho incluso anche Plutone, malgrado venga classificato soltanto come planetoide. Molto bene, Edmond. Edmond Elefante è un sapientino. Allora, avete finito tutti? La mia sarebbe più bella con un po' di porporina. Per favore, possiamo avere la porporina, Madame Gazzella? Porporina! Ci sono tanti oggetti luccicanti che potete usare! Nessuno è bello come la porporina! Porporina! No, la porporina si sparpaglia ovunque, è difficilissimo liberarsene una volta che si rovescia, è una vera e propria seccatura! Però è così speciale e magica! Per favore, possiamo avere la purpurina? Per favore! Va bene, ma una condizione. Promettete solennemente di fare molta, molta attenzione a non rovesciarla? Sì, promesso! D'accordo, vado ad aprire l'armadietto della purpurina. Madame Gazzella tiene la purpurina ben chiusa a chiave. Ricordate bene, avete promesso di usare la purpurina con molta, molta attenzione. Ecco,
Io, questa è la mia casa. Ma no, Molly, questa è la casa di Rebecca. Rebecca Coniglio abita dentro la collina. Ciao, amiche. Ciao, ciao, Rebecca. Molly è la mia nuova vicina di casa. Sì, e quindi dove abiti, Molly? Ci siamo trasferiti sotto la casa di Rebecca. Vieni a vedere. Le talpe vivono sottoterra. La nostra casa non è ancora finita. Ti presento il mio papà che la sta costruendo. Ecco il signor Talpa. È molto bravo a scavare. Ti piace la tua nuova camera da letto, Molly? È molto carina e comoda. Lei è la mia nuova amica, Peppa. Buongiorno, signor Talpa. Piacere di conoscerti, Peppa. Papà Pig è venuto a prendere Peppa. Sono qui! C'è nessuno? Oh, salve, papà Pig! Come posso aiutarla? Lei sa dove abita la famiglia di Molly Talpa? Sì, si sono trasferiti proprio sotto di noi. Come sarebbe sotto di voi? Sì, è davvero elettrizzante! Ciao, papino! Benvenuto, signor Pig! Prego, si accomodi! Scusi tanto il disordine, ma sa, stiamo facendo un ampliamento. Oh, lo sa, io sono un grande esperto di ampliamenti. Fatemi sapere se avete bisogno di consigli. È gentile da parte sua. Già, ma... perché servono professionisti per costruire una casa. Degli idraulici, elettricisti, architetti. A dire la verità, il signor Talpa e io stiamo facendo tutto da soli. Oh. Buongiorno, signor Pig. Buongiorno, signor Talpa. Posticino interessante avete messo su. La ringrazio. C'è ancora qualche scavo da fare, ma... Il soffitto come si sostiene? C'è un architrave di acciaio oppure di cemento? Prego? Che cos'è un architrave? Beh, ecco... Il lato positivo di scavare una casa è che si può fare ciò che si vuole, dove si vuole. Salve! Il signor elefante è venuto a prendere Edmond. Signor elefante! Aiuto! Siamo incastrate! Non preoccupatevi, signore! Vi tiro fuori io! Non lo faccia! Si incastrerà anche lei! È una trappola! Ah! No! Sono incastrato! Papà Pig, Peppa e Susie sono venuti a prendere George. Oh, ma quanto siete carini, tesorucci! Ma dove sono i vostri genitori? Aiuto! Siamo incastrati! Questo di solito è quello che succede a me. Anzi, è esattamente quello che succederà anche a me. Dovrò entrare lì dentro e resterò incastrato. Possiamo entrare io e Susie? Noi siamo più piccole. Gentile da parte vostra, ma questo è compito mio. Come adulto, spetta a me sacrificarmi. Ma papino... Sta tranquilla, Peppa. Se dovessi restare incastrato, avvertirò i soccorsi. Sì, sono incastrato. Fortuna che ho con me il telefono. Pronto? Servizio di soccorso? Oh, vedo che è qui anche lei. Sì, non posso muovermi in questo momento. Allora non c'è nessuno che possa salvarci. Ci siamo noi, papino. Noi piccole salveremo voi grandi. No, mi fate il solletico! Oh, evviva! Mille grazie per averci salvati, Peppa e Susie. Ippi-pi-la! Hurra! Adesso possiamo tornare tutti a casa. I piccoli rientrano nell'area giochi. Peppa, fa uscire tu e i tuoi amichetti, grazie. Certo, papino. Ma prima anche noi dobbiamo giocare un po'. Peppa e Susie adorano l'area giochi. Tutti adorano l'area giochi. Gattino, gattino, che suoni il violino, la mucca alla luna saltò. Il cane guardò e rise un po', il cucchiaio col piatto scappò. Piatti che scappano con i cucchiai e mucche che saltano la luna? Che cose strane! A chi tocca? Io so una filastrocca su un topo! Bene, Freddy, sentiamo. Dibidi dibidi da! Il topino sul pendolo va! Luna rintocca! Mettiamo qualcosa in bocca! Dibidi dibidi da! Oh, bene, questa
ha decisamente più senso. Ai topolini piace correre in giro. Madame Gazzella, io conosco una filastrocca che parla dei numeri. Eccellente, Wendy! Per favore, cantala a tutta la classe. 1, 2, 3, 4, 5. Una volta un pesce ha pescato. 6, 7, 8, 9, 10. Poi però l'ho liberato. Perché hai fatto ciò? Per lui ha un dito male ho. Quale dito preso ti ha? Lui mi ha morso questo qua. Quel povero pesciolino era spaventato. Che bel gesto averlo rimesso in acqua. Madame Gazzella? Sì, Pedro? A me piace Robin Hood. Ah, capito, ma non sapevo ci fosse una filastrocca su Robin Hood. Come no? Robin Manolesta viveva nella foresta. Aveva un cappello sulla testa e amava fare festa. Ah, sei stato molto bravo, Pedro. L'ho inventata tutta da solo. Madame Gazzella, io conosco una filastrocca per marciare. Ma dobbiamo andare fuori in giardino. Ecco il signor Patato. Benvenuti nel mondo delle scavatrici, dove i vostri sogni di scavatori diventano realtà. Qui c'è la gara di scavatrici di sabbia. Peppa e George, salite a bordo. Mamma e papà Pig, voi due dovrete pedalare. Oh! E ora dovete riempire di sabbia fino all'orlo questo grosso secchio. Ma divertente! Sì, divertente! Eccellente lavoro, complimenti! Adesso capovolgiamo il secchio così, due colpetti e voilà! Evviva! Peppa e George hanno fatto un grande castello di sabbia. Dai, andiamo a fare un altro gioco! Qui c'è la gara di costruzione di muri. Bisogna mettere i cubi uno sull'altro per formare un muro. Fa presto, mammina! Va bene, Peppa! Pedala più in fretta, forza! Sto pedalando più in fretta che posso, Peppa! Ho quasi finito! Fatto! Ho costruito un bellissimo muro! Arriva George con un escavatore da demolizione! Oh no! George ha buttato giù il muro di Peppa! George, no! Sei veramente cattivo! Oh, costruire delle cose e poi buttarle giù! Fa tutta parte del fantastico mondo delle scavatrici! Questo è l'escavatore a pinza. Che gioco si deve fare con questo? Speriamo solo che non si debba pedalare. Mamma e papà Pig, ai pedali, prego! Oh. Peppa e George, voi due manovrate la pinza per afferrare un bel premio! Mammina, papino, guardate! Ho ricevuto una stellina scolastica! Ma è una cosa fantastica, Peppa! Ricordo che Madame Gazzella ha dato anche a me una stellina scolastica quando ero piccola. Tanto tempo fa, quando mamma e papà Pig erano piccoli, Madame Gazzella era la loro maestra. Si merita proprio una stellina scolastica. Io ero talmente felice. Hai ricevuto tante stelline scolastiche, mammina. Oh, certo. Papino, hai ricevuto tante stelline scolastiche anche tu? Beh, è passato tanto di quel tempo ormai. Non lo ricordo, mi dispiace. No, sono praticamente certa che tu non ne hai ricevuta nessuna. Hai ricevuto una stellina scolastica, papà? No, mai ricevuto stelline scolastiche. Neanche una piccola piccola? No. Comunque, come ha detto papà Pig, è passato tanto tempo ormai, Peppa. E poi non è che siano così importanti. Ma che cosa dici, mammina? Sono molto importanti, invece. Non è vero, papino? Certo, Peppa. Sei triste perché non hai mai ricevuto una stellina scolastica, papino? Beh, sai, nella mia vita ho fatto molte altre cose di cui essere orgoglioso. Mi è venuta un'idea. Se fai un bel disegno e lo fai vedere a Madame Gazzella, forse lei te ne darà una adesso. Le stelline scolastiche sono per i piccolini, Peppa, non sono per adulti. Ecco, ora il tetto della scuola è riparato.
La ringrazio, signor Toro. Lei ha fatto a dir poco un meraviglioso lavoro. Merita una stellina scolastica. Oh, grazie, Madame Gazzella. Guarda, Papino, il signor Toro ha ricevuto una stellina e anche lui è un adulto. È sera. Peppa e George sono a letto. Pronto? Signorina Coniglio dell'Eli Soccorso. Il signor Patato vola via col palloncino. Aiuto! Aiuto! Arrivo immediatamente. Un momento. Non posso fare un salvataggio vestita così. Chi vuole essere la regina del carnevale mentre io vado a fare un salvataggio? Io! Ecco a voi! Secondo me è meglio se la faccio io la regina, perché sono molto brava a comandare. Oh, anche io so comandare! Dovrei essere io la regina, perché sono la più brava a fare il saluto. Perché non vi mettete d'accordo e fate tutte e tre la regina? E va bene, io metto in testa la corona. E io mi siedo sul trono. Io invece indosso il mantello. Aiuto! Aiuto! La signorina Coniglio sta andando a salvare il signor Patato. Sto arrivando da sotto con l'elicottero! Ah, faccia attenzione! Ops! Scusi tanto, signor Patato! Si tenga forte, la raggiungo da sopra! Signorina Coniglio, mi dica qual è il suo piano! Io non faccio mai piani! Improvviso a seconda della situazione! Pilota automatico inserito, buona giornata! Ora è il pilota automatico a guidare l'elicottero! Ciao! Arrivederci! Allora, come facciamo a far scendere questo palloncino? Lo faccio scoppiare? No! Non faccia scoppiare il palloncino! D'accordo, come vuole, allora allenterò il nodo. La signorina Coniglio vuole far uscire l'aria dal palloncino. No, ferma, ferma! Fatto! La signorina Coniglio ha salvato il signor Patato. La ringrazio. Evviva! Ora posso tornare a fare la regina del carnevale. Oh, io direi che adesso abbiamo ben tre regine del carnevale. Questo è il miglior carnevale di tutta la mia vita. Peppa adora il carnevale. Tutti adorano il carnevale. Bene, siete bravissimi. Ho visto degli splendidi alberi sulla cima di una montagna. Adesso ascoltate quest'altro brano musicale. A che cosa vi fa pensare questa musica? Ricordate di usare la vostra immaginazione. Io lo so. Sì, Pedro? Ecco la risposta. A un albero di ciliegie mosso dal vento in cima a una bellissima montagna. Oh, ma questa musica era più veloce, non trovi, Pedro? Un albero di ciliegie che si muove più veloce? Sì, Danny? A me fa venire in mente una banda che marcia. Bravo, molto bene, Danny. Questo brano musicale ha un ritmo molto scandito che aiuta a marciare a tempo. Andate tutti a prendere un oggetto da suonare nel cesto degli strumenti. Immaginate di essere nella banda. State marciando, intanto suonate i vostri strumenti. Perfetto! Ma che meravigliosa banda di musicisti. Non è stato divertente? Sì, tanto, Madame Gazzella. Il prossimo brano musicale è un tantino differente. Ricordate, voglio che lo ascoltiate con attenzione e pensiate a che cosa vi fa venire in mente. Questa musica fa pensare allo spazio. È la festa di compleanno di un alieno. Accipicchia, che succede a questo apparecchio? Ai robot che vengono dal futuro. Salve! Io sono un alieno, blu, blu, blu. Io sono un robot, io sono un robot. Zing, zong, zing. Questa è la più bella musica del mondo. No, no, credo che questo apparecchio si sia rotto. Ecco. Oh no! E adesso, piccolini, ditemi come vi fa sentire questo brano musicale. Mi fa sentire un pochino annoiata. Signorina Coniglio, entri pure, si accomodi. Benvenuti, miei cari. Buongiorno, regina.
Anna. Siamo venuti a visitare Londra per un giorno. Speravamo che ci poteste indicare i luoghi più belli da vedere. Io posso fare anche di meglio. Non dimentichiamo che Londra è la mia città, in fondo. Ho deciso, vi farò personalmente da guida. Il modo migliore per vedere Londra è girare con un autobus a due piani. Signor autista, per favore, ci presterebbe il suo autobus? Prestare il mio autobus? Immagino stia scherzando. No, io sono la regina. In questo caso, vostra maestà, fate pure. Se la regina vi chiede di fare una cosa, dovete farla. Svelti, andate tutti al piano di sopra. Questo autobus ha le scale. L'autobus a due piani ha i sedili anche sopra. Io sono la regina e per oggi sarò la vostra guida. Prima fermata il Big Ben. Questa alta torre con l'orologio si chiama Big Ben. Veramente Big Ben è il nome della campana, non della torre. Quante cose sai per essere un elefantino? Perché io sono un sapientino. Oh! È il suono del Big Ben che ci dice che ore sono in questo momento. Ha fatto 3 rintocchi, quindi significa che sono le 3. Allora se suona 6 volte significa che sono le 6, signora regina? Sì, è esatto. E se invece la campana suona per esempio 100 volte? In tal caso direi che è rotta. Avanti con la visita! Prossima fermata, il Tower Bridge. Dobbiamo attraversare il ponte per continuare il giro. Fermi! Non potete attraversare! Guardate, c'è una grande nave! Per esempio, quanti piccoli ci vogliono per sollevare Madame Gazzella? Uno! Io dico 100! E io dico 1000! State tutti tirando a indovinare. Quanti ce ne vogliono allora? Ancora non lo so, ma potremmo servirci di un esperimento per scoprirlo. Chi vuole provare a sollevare Madame Gazzella? Io! No, non riesco a sollevarla. Madame Gazzella pesa troppo per essere sollevata da un solo alunno. Adesso proviamo con 2 di voi. È davvero molto pesante. Madame Gazzella pesa troppo per essere sollevata da 2 alunni. Ora proviamo con 3 di voi. Occorrono 3 alunni per sollevare Madame Gazzella. Questo era un esempio di esperimento scientifico. È stato divertente. Adesso proviamo con un altro esperimento. Sì! Fate una torre di cubi. Sì, molto bene, ma quella torre è un po' traballante. Come rendiamo la torre meno traballante? Mettiamo i cubi più grandi sotto e i cubi più piccoli su in cima, così! Perfetto! Edmond Elefante è un sapientino! Possiamo fare altri esperimenti? Ma naturalmente! Ditemi qual è il vostro gioco preferito! Saltare su e giù nelle pozzanghere di fango! E che cosa ci serve per creare una pozzanghera di fango? Un po' di terra e dell'acqua! Della terra e un po' d'acqua! Adesso le mischiamo per creare una pozzanghera di fango. Peppa, fai un test della pozzanghera. Questa pozzanghera è troppo asciutta. Allora aggiungiamo ancora un po' di acqua. Ora salta di nuovo, Peppa. Adesso questa pozzanghera è perfetta, bella e fangosa. E le pozzanghere di fango si fanno pressappoco come si fa il cemento. Nonno Pig costruisce sempre tante belle cose. Immagino che gli faccia piacere. Guardate un po' cosa ho qui. L'ho chiamato Modellino 1. Vi presento il primo aeroplanino interamente costruito da me. Aeroplanino! George adora gli aeroplani. E sai anche farlo volare, nonnino. Ma è ovvio! Osservate! L'atterraggio è la parte più difficile. Il tuo è l'aeroplanino più bello che abbia mai visto, nonno Pig. Ma potrebbe funzionare meglio se fosse un po' più grande. Perciò ne ho costruito un altro. Modellino 2. Bello! Ora scendiamo piano.
Così, come ho già detto, l'atterraggio è la parte più difficile. E bravo, nonno. È bello che tu esprima così la tua creatività. E ora che hai costruito questo grande aeroplano giocattolo, non serve che tu ne costruisca altri, esatto? Esatto, nonna Pig. La sai una cosa? Io gradirei un bel bicchiere di succo d'arancia. È un'ottima idea, nonno Pig. C'è qualcun altro che ha sete? Io ne ho molta. Vado in casa a prendere del succo d'arancia per tutti. Ci vediamo tra poco. Peppa, prenditi cura della bambola. Sta tranquilla, nonnina. Ciao, ciao, nonna. Bene, adesso posso mostrarvi il progetto a cui sto lavorando. Questo è modellino 3. Bello! Eh sì, l'ho perfezionato ed è anche più grande. Guardate, c'è perfino il seggiolino dove può sedersi il pilota. A me è venuta un'idea, ci mettiamo Giorgi. È meglio di no, credo che potrebbe essere un po' troppo pericoloso.